Ricordiamo Turco partiti, giù il gettone, il primo possesso è delle Clanese. Gira all'indietro, ancora Faiano il lancio a cercare nuovamente Martinangelo, è tutto solo in aria, la mette al centro, pallone non passa, altra azione pericolosa. Pallone scodellato al centro sul primo palo, manca l'intervento della Valle. Ancora il calcio d'angolo, stavolta deve intervenire Amabile. Il pallone tra i piedi di Cenci, di Pepe. Finisce qui il primo tempo 0-0 tra Eglanese e Faiano. Non ci sarà Giordano in questa ripresa. Ripartiti in questo istante per il secondo tempo della Valle con le mani. Lungo verso Di Blasio, il pallone passa, poi si incarta sulla sfera, lo tiene lì Di Blasio, il pallone è alto, troppo alto per Cataruzzolo che è ancora sulla sfera, poi il tiro di Cataruzzolo. Pallone arriva a Coira, Coiro il tiro, chiude tutto, asta. Si fanno vedere in aria, c'è tutto solo da questa parte Mazzariello. Parte Tammaro proprio sul secondo palo per Capone che non riesce a schiacciarla verso la porta. La punizione deve essere maggiore. Tammaro al centro, il pallone resta lì. Ancora il non è entrato il numero 17 di Blasio. Il pallone centralmente, il tiro di Cataruzzolo è centrale. Grillo non riesce a strapparla. Capone alza un campanile, la sponda di Cataruzzolo, Di Blasio, il pallonetto su Amabile, ancora Di Blasio, la rete delle Clanese, passano in vantaggio gli Uffitani, 1-0, all'Ambrosini di Venticano, si sblocca la gara, la liberazione delle Clanese. All'indirizzo di Ruggiero, il triplice fischio, le Clanese torna alla vittoria e lo fa grazie ad un gol di Di Blasio, interrompe l'emorragia che durava da troppo.